È stato un 2014 ricco di emozioni per le nazionali italiane. Le principali tappe del 2014 azzurro, dal mese di luglio a quello di dicembre. Dopo l'addio di Giancarlo Abete, sono due le candidature alla presidenza federale. Demetrio Albertini, vicepresidente della FIGC dal 2007 e presidente del Club Italia, e Carlo Tavecchio, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti dal 1999, nonché vicepresidente vicario della federazione dal 2009. Il 30 luglio poi si conclude, dopo 4 anni, il mandato in nazionale del coordinatore tecnico delle selezioni giovanili, Arrigo Sacchi. L'11 agosto l'assemblea elettiva della FIGC elegge al terzo scrutinio con il 63,63% dei voti il nuovo presidente della Federcalcio, è Carlo Tavecchio. Sarò il presidente di tutti, dichiara tra le lacrime lo stesso Tavecchio, che 8 giorni più tardi, la sua elezione, annuncia l'arrivo sulla panchina azzurra di Antonio Conte. È il 19 agosto, giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale. Sono emozionato ed orgoglioso, esordisce Conte, qualsiasi allenatore vorrebbe essere al mio posto. L'era Conte inizia sotto i migliori auspici. A Bari la nazionale supera brillantemente in amichevole l'Olanda, terza classificata all'ultimo mondiale. Poi, il 9 settembre, sconfigge ad Oslo la Norvegia, partendo con il piede giusto anche nelle qualificazioni ad Euro 2016. Ottime notizie arrivano anche dalla nazionale di beach soccer. A Jesolo i ragazzi di Massimiliano Esposito ottengono infatti il pass per i mondiali 2015 in Portogallo. Sul fronte istituzionale, l'Italia ottiene poi un prestigioso riconoscimento. Il 19 settembre, infatti, il comitato esecutivo della UEFA assegna a Roma e allo Stadio Olimpico 3 gare della fase a gironi di Euro 2020. Anche ottobre si conferma un mese favorevole ai colori azzurri. Se l'Italia di Conte riesce ad imporsi prima contro l'Azerbaigian e poi contro Malta, l'Under 21 di Gigi Di Biagio si aggiudica la doppia sfida playoff contro la Slovacchia ed accede così alla fase finale di Euro 2015. Un traguardo importante per gli azzurrini, visto che i campionati europei e Repubblica Ceca determineranno anche la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Il 6 novembre l'Under 21 di Di Biagio conosce poi i nomi delle avversarie che affronterà gli europei in Repubblica Ceca. Sono Svezia, Inghilterra e Portogallo. Si infrange invece sul più bello il sogno delle ragazze di Cabrini. Dopo il pareggio nell'andata della finale playoff contro l'Olanda, le azzurre cadono a Verona e dicono addio ai mondiali 2015, uscendo comunque a testa alta. Il 2014 dell'Italia di Conte si chiude invece con un pareggio ed una vittoria. A Milano gli azzurri non vanno oltre l'1-1 contro la Croazia, poi il 18 a Genova superano di misura in amichevole l'Albania, un amichevole il cui ricavato viene devoluto a favore della popolazione ligure colpita dalla recente alluvione. Il 16 dicembre, presso la Lega Calcio a Milano, il CT Antonio Conte incontra gli allenatori della Serie A. Un incontro voluto dallo stesso commissario tecnico, che mira ad armonizzare i rapporti tra la nazionale di club della massima serie. Significative le parole dello stesso Conte al termine della riunione. Collaboriamo tutti insieme per il bene del calcio italiano.